Con Michele Pierguidi alla fine dell'All-Star Game al Piazzale hanno vinto i Rossi. Con Michele Pierguidi diamo una notizia, un nuovo presidente dell'Associazione Firenze per la Pallacanestro. Sì, mi hanno la settimana scorsa durante una riunione mi hanno chiesto di fare il presidente e per me è stato molto bello che i presidenti delle società dell'associazione abbiano individuato me come nuovo presidente al posto di Renato Campinotti, che così bene ha fatto in questi anni l'Associazione Firenze per la Pallacanestro. Renato Campinotti che lascia in eredità un All-Star Game, un primo anno di un All-Star Game, mi trovi un aggettivo per definirlo, io provo fantastico. Sì, direi che tutte le cose belle che si possono dire le si devono dire, perché il posto è meraviglioso, l'organizzazione dell'Associazione Firenze per la Pallacanestro lo stesso, l'impegno che ci hanno messo persone importanti per il basket cittadino come Tommaso Paoletti e Tommaso Romoli è stato fantastico, i volontari hanno fatto un lavoro straordinario, così come l'avete fatto voi, la stampa, la Teleiride, è stato un gruppo eccezionale, ragazzi che si sono allenati nei campini all'aperto, che l'amministrazione comunale sta curando sempre di più e hanno fatto delle partite meravigliose, la mattina i bambini, pomeriggio i bambini, 3 contro 3, la gara delle schiacciate, il tiro da 3 punti, la pallacanestro di Firenze era qui e devo dire che ha onorato il piazzale e la location, perché ha dato veramente dimostrazione di quanta passione c'è per questo sport. Sa noi tranne i giusti tirare fuori i giusti frutti da questa cosa. Ci dici chi hai accanto a te, perché bisogna far festa anche con chi ha vinto il questo giro non hanno vinto i bianchi, hanno vinto i rossi, che nel calcio storico non hanno vinto, e allora Mirko Tormentone, presidente del quartiere 4, zona rossa, oggi è il presidente vincitore. Festa anche per te a questo punto. È grande festa, sì, davvero contento. Complimenti davvero all'organizzazione di questa meravigliosa manifestazione, veramente riuscita. Il basket ha dimostrato di essere uno sport popolare e che piace molto ai fiorentini e dobbiamo fare in modo di valorizzarlo sempre di più. I rossi sono stati bravi, sono stati a trovarlo agli allenamenti, al campino. Di territorio Tormentoni neanche i Giani, no? È incredibile. No, è importante perché insomma erano ragazzi del quartiere 4, non solo della zona Scandicci. Mezzi l'ho allenati io, per cui hanno vinto. Appunto, ecco. Bravi perché allenati da Pierguidi, no, bravissimo l'allenatore coach Trucioni e bravissimi tutti, veramente, veramente felici. Andiamo avanti così anche il prossimo anno perché è davvero una bella manifestazione. Una cosa bellissima è stato vedere Andrea Zerini, ma anche Mattia Udom, giocatori di Serie A, Zerini addirittura della nazionale italiana, a giocare con gli amici delle giovanili. È stato veramente bello con gli allenatori delle giovanili, una manifestazione veramente d'affetto per la città, per gli amici e per tutti noi. Quindi c'è stato tutto in questa manifestazione e tutte cose veramente molto belle.